ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dei grandi classici arcade con Vintage Gamers. Oggi voglio parlarvi di un videogioco abbastanza difficile che metterà davvero a dura prova la vostra abilità di videogiocatore. È un platform misto con elementi shoot 'em up ambientato nella giungla e voi sarete una scimmia. Esatto, una scimmia. Ma la vostra particolarità sarà quella di poter sputare delle palle energetiche direttamente dalla bocca e distruggere tutto quello che potrete intralciare. Non vi porto via altro tempo e vi lascio con questo capolavoro. A voi, Toki! È un platform barra shoot 'em up arrivato in sala giochi nel 1989, diventato famoso grazie ai suoi componenti umoristici. Questa creatura ci attaccherà a colpi di rutti, alla sua difficoltà e ai mille colori. Il protagonista del gioco è un muscoloso perizomato chiamato Toki, che vive in una tribù nella giungla dei mari del sud. Ma la sua vita tranquilla è tragicamente interrotta quando la principessa Miho, la sua amata, viene rapita dallo stregone Vukimedlo, che la imprigiona in un palazzo d'oro e maledice tutti gli uomini trasformandoli in grossi scimmioni. Toki non si darà per vinto ed inizierà così un lungo viaggio alla ricerca della prigione di Mio. Attraverserà laghi, canyon, ghiacciai e perfino la lava, fino ad arrivare allo scontro finale con il perfido stregone. Il videogame è un tipico platform nel quale affronterai numerosi livelli ricchi di nemici e trabocchetti, ognuno con un mini boss finale. Essi ti metteranno a dura prova fin dai primi passi. Nonostante il suo handicap apparente, la sua lentezza come scimmia e il fatto che qualsiasi cosa lo tocchi potrà ucciderlo, Toki nasconde una potenza incredibile con i suoi attacchi energetici. È infatti in grado di sputare sfere di energia capaci di distruggere tutto ciò che intralci il tuo cammino. I livelli hanno un tempo per essere completati e per terminarli nel tempo prestabilito troverai numerosi power-up che ti aiuteranno. I più frequenti saranno quelli che modificheranno la tua energia magica, permettendoti di sputare vari tipi di sfere, dalla classica rotonda orizzontale fino alla quadrupla, ad arrivare addirittura a una fiamma in stile drago. Ma troverai anche bonus che miglioreranno le tue statistiche. Un paio di scarpe ti permetteranno di compiere salti incredibili, o un caschetto da football ti aiuterà parecchio contro gli attacchi frontali. Come ogni platform che si rispetti, e data l'ambientazione jungle, non mancherà la frutta, che ti darà punti bonus e le chiavi, in grado di farti raggiungere aree segrete altrimenti inaccessibili. Ovviamente non mancheranno neanche le monete d'oro, che se raccolte in quantità ti doneranno una vita extra. Grazie alla sua popolarità, il gioco è stato convertito per tutte le console dell'epoca. Ocean Software creò porting per Amiga, Atari e Spectrum, mentre fu Taito a sviluppare il porting per Atari Lynx e NES. Quest'ultimo, caratterizzato dall'inserimento di una barra energetica che fece in modo di non far morire Toki al primo colpo. Ovviamente anche Sega non fu da meno, sviluppandone una versione per Mega Drive eccellente, con nuovi livelli e una bellissima grafica. Toki, in conclusione, è un bellissimo videogioco, ma che riuscirete a finire solo con un bel mazzetto di gettoni. La difficoltà rischia quasi di essere un punto a sfavore, essendo sicuramente sopra la media dei videogiochi dell'epoca, ed escludendo così la possibilità di invogliare il giocatore medio a fare più di due partite consecutive. Resta comunque un capolavoro raro da trovare in sala giochi, che merita sempre almeno una partita. La nostra rubrica dei grandi classici arcade termina anche per oggi. Vi ringrazio per aver ascoltato la mia recensione e spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere se desiderate un video su qualche videogioco in particolare e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, Vintage Gamers.
videogiochi degli anni 80 e 90.